159 anni di tradizioni e vicende familiari, un'attività ultrasecolare nel cuore di Fano fatta di esperienze mirabili, un orgoglio per l'intera comunità fanese. È la storia della famiglia Taussi e della sua profumeria, una fra le più antiche d'Italia. Un punto d'orgoglio molto importante e molto sentito. Siamo alla quinta generazione, tutto nacque nel 1864 con la barbieria di un trisavolo di mio marito. Da barbieria si trasformò poi piano piano negli anni in profumeria, parrucchieria, perché mio suocero era acconciatore per signora e quindi è andato avanti fino agli anni 80 con anche la parrucchieria, poi dopo è diventata solo profumeria. Un punto di riferimento per la città di Fano. E a Fano è stata sicuramente, senza dubbio, la prima profumeria esistente. Quando non si sapeva magari neanche come lavarsi, la profumeria comunque ha insegnato tanto alle persone, e a Fano e diciamo zone limitrofe, Taussi è stato un precursore dei tempi. Ad un tratto il profumo è entrato a teatro. Dagli anni 20 fino al 42, che è cominciata la guerra, la famiglia Taussi, prima di ogni spettacolo, profumava il teatro con un profumo che si chiamava Contessa Azzurra, un profumo che il nonno di mio marito richiese direttamente a Milano. Consisteva nelle sigarette profumate, le chiamavano così, erano come i nostri incensi di oggi, gli si dava fuoco e queste mandavano un fumo profumato, e quindi era un modo di profumare. Poi esisteva il talco che con dei soffioni buttavano dall'oggione sulla platea, così che quando i signori entravano avevano già tutto un ambiente profumato. Un viaggio fra le fragranze italiane che ha come punto di incontro il capoluogo milanese, sede della nuova edizione della Milano Beauty Week, la mostra a cui ha partecipato la stessa profumeria. Siamo stati invitati a partecipare a una mostra a Milano dal 26 settembre al 2 ottobre, dove erano state invitate 16 profumerie storiche italiane. Noi eravamo invitati, eravamo i secondi come anzianità. Un percorso per celebrare la bellezza nel tempo e nello spazio. Una settimana alla scoperta di luoghi, storie e persone che hanno contribuito all'evoluzione del costume nel nostro paese ed hanno portato la Cosmesi tra le eccellenze del Made in Italy. Un bel onore, la mostra verrà replicata negli anni prossimi. E allora aspettiamo i 160 anni il prossimo anno? Aspettiamo i 160 anni, speriamo, con una mostra e con una festa.